Eccoci qui, Roma, Istituto Galilei, Istituto Tecnico, una giornata di formazione legata alle nuove tecnologie. Abbiamo Graziano Terenzi di Englobe Technologies. Terenzi, avete parlato di metaverso. Cos'è il metaverso? Il metaverso è questo concetto molto ampio che è stato introdotto nel 1992 nel romanzo Snow Crash di Neal Stephenson, in cui in questo mondo distopico le persone vivono all'interno di un'integrazione tra un mondo virtuale, che è una specie di copia di questo mondo reale, e interagiscono con il loro consigli all'interno di questo ambiente in una modalità che in qualche maniera è interattiva, cioè quello che succede nel metaverso ha un impatto sulla realtà. Questo concetto è stato poi ripreso nel 1997 da un gruppo di esperti che si sono messi insieme e hanno definito una roadmap nel metaverso che in qualche modo consentiva di identificare i passaggi che avrebbero portato dal web, per come lo conoscevamo al metà degli anni 90, al web 3.0, 4.0 della interattività, della interconnessione e della standardizzazione. Oggi il metaverso ha delle grandissime prospettive nella scuola. Sicuramente ci sono diverse caratteristiche di questa tecnologia che rendono utile l'applicazione nella scuola, in particolare il fatto che il metaverso includa diverse componenti: realtà aumentata, realtà virtuale, IoT, digitalizzazione, in un ambiente standardizzato e condiviso, in cui la persistenza, diciamo, dei contenuti è un elemento chiave e che consentono di aumentare il livello di attenzione degli studenti, il livello di engagement degli studenti e dei docenti all'interno delle attività didattiche, la progettazione di moduli didattici e contenuti didattici di nuova generazione che sono sicuramente più efficaci da un punto di vista del risultato, del learning outcome, come si dice, no? E della ritenzione dell'informazione. Quanto i docenti debbono formarsi per mettere a disposizione questi contenuti? Ci troviamo nel mezzo di una trasformazione epocale, effettivamente, che richiede una trasformazione profonda anche degli strumenti e delle competenze, sia da parte dei docenti che degli studenti. È arrivato il momento di attrezzarsi in questo senso, quindi i docenti dovranno in qualche maniera acquisire nuove competenze, imparare l'utilizzo di nuovi strumenti, così come gli studenti stessi, i quali dovranno acquisire competenze che gli consentiranno di meglio comprendere le dinamiche del mondo di oggi e del prossimo futuro, così come anche prepararsi al mondo che sta per realizzarsi, e le nuove competenze. Le app a disposizione già disponibili non sono tantissime. Quali sono gli sviluppi nei prossimi mesi, nei prossimi anni? Dunque, ci sono diverse applicazioni che consentono già adesso di creare esperienze immersive nell'ambito della didattica. La nostra AR Media è sicuramente una di queste. Si tratta di una piattaforma zero coding, quindi non richiede capacità di programmazione, che consente sia a docenti che a studenti di collaborare nella creazione di contenuti didattici immersivi, sia di realtà aumentata che virtuale, su dispositivi mobili. Quindi parliamo di esperienze ubique, accessibili ovunque, realizzabili ovunque e attraverso internet, quindi creabili anche attraverso una connessione internet o una piattaforma cloud. Ci sono diverse altre applicazioni che fanno cose di questo tipo, però non sono, come dicevi tu, molte. Nel prossimo futuro ce ne saranno sempre di più e saranno anche resi sempre più semplici i processi di creazione di contenuto, come per esempio la possibilità di creare modelli 3D da immagini bidimensionali. Al momento questo è possibile con sistemi basati sulla fotogrammetria, domani sarà possibile utilizzando l'intelligenza artificiale. L'ultimissima domanda: è stato detto che il metaverso oggi si utilizza attraverso dei sensori che si stanno evolvendo, stanno cambiando, sempre più leggeri, sempre più utili anche in chiave didattica. Parliamo anche di questo aspetto. Sì, noi oggi utilizziamo tutta una serie di dispositivi per portare questi contenuti e queste esperienze nelle classi, nella scuola. Parliamo prima di tutto di smartphone, che sono sicuramente lo strumento più diffuso e che in qualche maniera consente di accedere facilmente a questi contenuti. Ci sono però anche altri dispositivi, come appunto quelli di realtà virtuale, visori di realtà virtuale aumentata, che sono dedicati
che hanno alle spalle delle piattaforme dedicate per lo sviluppo dei contenuti e per la creazione appunto delle esperienze, i quali hanno un form factor e un costo attualmente magari un po' lontano dalle tasche di tutti, ma questo costo si sta abbassando sempre di più. Nel prossimo futuro noi avremo dei dispositivi sempre più compatti, sempre più come dire, vicini a quello che già utilizziamo, agli occhiali che utilizziamo tutti i giorni per esempio, e che ci consentiranno di accedere ai contenuti in maniera più veloce e più immersiva. I tempi non sono lunghissimi. Non sono lunghissimi, ma non sono neanche brevissimi. Noi abbiamo già visto come grossi, come colossi come Microsoft per esempio abbiano fatto un passo indietro pur essendo all'apice, al punto diciamo più avanzato dello sviluppo tecnologico di questi visori, che hanno interrotto il programma di HoloLens, che era uno di questi dispositivi particolarmente promettenti dal punto di vista tecnologico, secondo me uno dei migliori sul mercato. Quindi il fatto che ci siano dei passi indietro oggi significa che il tempo non è ancora maturissimo. Questo non significa che nei prossimi anni non lo sarà. Per esempio, Apple ha già un piano per reintrodurre nel mercato un tipo di smart glass basato sulla tecnologia degli iPhone, che consentirà di creare e di accedere a contenuti di realtà aumentata e virtuale in maniera più semplice. Parliamo di un arco temporale di pochi anni. Bene, bene. Con questo auspicio, anzi, con questa certezza, vi lasciamo e ringraziamo per l'illustrazione molto dettagliata sulla realtà aumentata e sul metaverso. Grazie, grazie a voi.